Prego, collega Leggeri. Grazie Presidente. Presidente, colleghi assessori, siamo finalmente arrivati a discutere la mozione di sfiducia che il Movimento 5 Stelle, unitamente alle altre forze di opposizione, ha presentato nei confronti dell'attuale giunta regionale. Sono stati giorni caratterizzati da passerelle televisive e da numerosi interventi del governatore Pittella sulle testate giornalistiche nazionali e locali. Devo ammettere che il Presidente si è dato molto da fare in quest'ultimo periodo per giustificare l'ingiustificabile e per difendere l'indifendibile. Ho fatto fatica a seguirlo nel suo lungo tour televisivo. Più di lui in questi giorni in televisione è apparso solamente Renzi. E se ci pensiamo bene, le somiglianze tra il Presidente Pittella e il Presidente Renzi non sono poche. Entrambi, infatti, sono uomini politici, accomunati da una grande capacità di cambiare le carte in tavola, di togliere l'attenzione dalla verità e raccontare bugie in serie. Due grandi assemblatori di spot elettorali. Ma questa volta i cittadini lucani non si sono fatti ingannare. Dicevo, ho faticato a seguire il Presidente Pittella nei suoi tanti interventi e sicuramente qualcosa mi è sfuggito, ma credo di aver fatto una buona scorpacciata del Pittella pensiero. Bene, dopo questa scorpacciata sono felice di poter dire che fortunatamente le mie idee sono antitetiche alle sue. E dico questo con la consapevolezza che, al posto suo, proprio non riuscirei a sentirmi con la coscienza pulita ed avrei difficoltà a dormire tranquillamente. Ma questa è la grande differenza che c'è tra chi ha una coscienza ancora ce l'ha e chi invece l'ha perduta da tempo. Non ho intenzione di girare intorno alla questione e voglio andare direttamente al punto. Il punto è uno, chiaro ed incontrovertibile. Il Presidente Pittella merita di essere sfiduciato perché è corresponsabile di quanto accaduto nella nostra regione. Presidente Pittella, lei è 3 volte responsabile. È responsabile come uomo, come medico e come Presidente di questa regione. È responsabile come uomo perché noi tutti ereditiamo la terra in cui viviamo e abbiamo il preciso dovere di tutelarla e conservarla per le generazioni future. È responsabile come medico perché ha fatto un solenne giuramento, ovvero di adoperarsi per una pertinente comunicazione sulla esposizione e sulla vulnerabilità a fattori di rischio ambientale e a favorire un utilizzo appropriato delle risorse naturali per un ecosistema equilibrato e vivibile anche dalle future generazioni. Si tratta dell'articolo 5 del codice deontologico che lei dimostra nei fatti di non conoscere e che ha violato sistematicamente con la sua azione politica. È responsabile come Presidente di Regione per non aver vigilato, per non aver impedito che accadessero certe cose e per aver nominato gente collusa ed incapace o per aver confermato gente collusa ed incapace ai vertici del Dipartimento Ambiente e all'ARPAB. Mi permetto di fare queste affermazioni sicuramente forti, ma lo faccio con cognizione di causa e alla luce di quanto accaduto in questi anni in questo Consiglio regionale. Lei sembra aver scoperto solamente da qualche giorno quello che noi stiamo denunciando da diversi anni e l'aver ignorato le nostre molteplici segnalazioni, denunce ed interrogazioni, la rende responsabile di quanto è accaduto nella nostra regione. Presidente, 54 interrogazioni sulle più importanti questioni ambientali che riguardano la nostra terra. Almeno 30 interrogazioni solamente sulle questioni legate alle estrazioni petrolifere. Presidente, non ricordo più quante volte abbiamo chiesto in questi anni chiaramente di informazioni sul Pertusillo, sul Centro Olio di Viggiano, su Tempa Rossa, su Tecnoparco, sulle tante istanze di ricerca di idrocarburi pendenti.
Presidente, ho perso il conto delle interrogazioni presentate sulle fiammate anomale al centro Oli di Viggiano e delle tante sollecitazioni rivolte all'assessore Berlinguer. Presidente, e quante volte ci siamo soffermati sulla mancanza di controlli da parte dell'ARPAB? Tante domande, ma poche, anzi pochissime risposte. Quelle poche volte in cui abbiamo avuto il piacere di sentire la sua voce e quella del suo assessore sulle questioni sollevate, la cantilena era sempre la stessa. In Basilicata potete stare tranquilli, è tutto a posto. Ecco, appunto, le ultime parole famose. Era il mese di luglio dello scorso anno quando il Movimento 5 Stelle presentava una mozione con la richiesta di istituire una commissione d'inchiesta per accertare eventuali irregolarità commesse dalle compagnie petrolifere in Val d'Agri. Probabilmente lei neppure si ricorderà questo particolare. Io invece ricordo molto bene come si comportò in quell'occasione questo Consiglio regionale. La mozione fu di fatto bocciata, senza alcun dibattito, con un voto secco. In tutto, questo Consiglio regionale dedicò alla proposta 30 secondi di attenzione. Questo a dimostrazione della grande importanza data alle questioni ambientali e alla salute dei cittadini lucani da parte di tutta la maggioranza. Una vera vergogna. Ma non è certo l'unica vergogna. Di cose vergognose questo Consiglio ne ha fatte tante. Sempre su sua indicazione e con la sua benedizione. Screening sanitari sulle popolazioni, controlli delle acque, una PDL sulla valutazione di impatto ambientale. Tutte proposte dimenticate, bocciate, accantonate. Oggi è troppo facile venire a parlare di preoccupazione per la salute dei cittadini e per l'ambiente. Oggi è troppo semplice venire a fare proposte per aumentare i controlli. Prima si fanno scappare le mucche e poi si chiudono i cancelli. Doveva arrivare l'indagine della Procura della Repubblica di Potenza per farvi aprire gli occhi su fatti che erano sotto gli occhi di tutti? Doveva arrivare il Procuratore Nazionale Antimafia per farvi comprendere che in Basilicata opera una struttura mafiosa a base imprenditoriale che comprende imprenditori, politici, dirigenti di questa regione, amministratori locali? Certo, come poteva lei accorgersi di queste cose? Era troppo impegnato nei colloqui con l'ex ministro Guidi per accordarsi con il governo centrale sul prezzo da dare alla salute dei cittadini lucani. Un vero e proprio mercimonio ai danni del popolo lucano. Sorvolo sulla questione Sblocca Italia e sulla mancata impugnazione da parte di questa regione di quell'ignobile provvedimento. I cittadini sanno benissimo com'è andata quella notte e di chi sono le responsabilità, ma prima di chiudere questo mio intervento sento il dovere di dire ancora alcune cose, di rispondere ad alcune sue affermazioni. Nel discorso del 5 aprile il presidente Pittella ha detto di essere molto, molto, molto preoccupato, perché nella nostra regione si sta delineando l'ipotesi di un disastro ambientale e che rispetto ai responsabili di questo disastro non vi sono attenuanti. Bene, ne prendo atto, Presidente Pittella. Ma io mi sento di aggiungere anche che non vi possono essere attenuanti e giustificazioni, neppure rispetto a chi ha omesso di vigilare. Non vi possono essere attenuanti e giustificazioni neppure per coloro che avevano ed hanno responsabilità politiche e potere di governo e non hanno esercitato in maniera adeguata e corretta questi poteri e non hanno adempiuto con responsabilità il loro mandato. Quindi, Presidente, io credo che non si possa essere clementi neppure nei confronti suoi e della sua giunta, che nonostante le continue sollecitazioni di questa opposizione, dei comitati operanti sul territorio, dei cittadini, ha omesso di dare risposte adeguate. Ancora, sempre nel discorso del 5 aprile, Presidente Pittella, lei ha affermato che prima di demolire mediaticamente la Casa Basilicata ci penserebbe due volte. Pochi giorni fa addirittura si è parlato di un attacco mediatico contro la Basilicata.
si è condannata certa stampa che ha dato un'immagine negativa della nostra terra. Certo, a nessuno piace quello che viene scritto della nostra Basilicata. Nessuno di noi vorrebbe occupare le prime pagine di giornali e telegiornali, come è successo in queste settimane, per notizie di malaffare, di scempi ambientali, eccetera, eccetera. Ma personalmente io ci penserei non due, ma almeno mille volte, prima di demolire fisicamente la Basilicata, e più che degli attacchi mediatici, mi preoccuperei degli attacchi che sono stati perpetrati ai danni della salute dei cittadini e ai danni del nostro territorio. Queste dovrebbero essere anche le sue vere preoccupazioni, e invece ho notato con grande stupore e indignazione che la salute dei cittadini e la tutela del territorio, nonostante tutto, continuano ad essere messe in secondo piano rispetto ad un mero ritorno economico e o d'immagine per la nostra regione. Ma non solo. Lei oggi ci viene a parlare del tema del controllo, un tema che dice di aver portato anche all'attenzione della direzione del suo partito a livello nazionale. Presidente, ma ci vuole prendere in giro? Il tema dei controlli noi lo poniamo da almeno 2 anni in questo Consiglio regionale, senza aver avuto da parte sua e della sua maggioranza alcune risposte. Presidente, il problema di ARPAB noi lo denunciamo da 2 anni, ma non abbiamo ottenuto nulla. Presidente, lei ha poteri di nominare i dirigenti e se sbaglia a nominarli non basta mandare a casa i dirigenti, deve andare a casa anche chi sbaglia a fare le nomine. Presidente, sui poteri di ARPAB noi la proposta non solo l'abbiamo fatta, ma avevamo anche portato a casa un risultato positivo. Risultato buttato via dopo una strana impugnazione proprio da parte del governo Renzi. Una impugnazione della legge regionale che ha portato questa maggioranza immediatamente a modificare quella legge per assecondare le volontà romane. Così si è creata quella strana situazione tutta italiana, con il Piemonte che ha una legge che prevede poteri di polizia giudiziaria per i dipendenti ARPAB e la Basilicata che questo non può prevederlo. Perché? Domanda interessante, la risposta la lascio a voi. Mi avvio alla conclusione, anche se potrei continuare ancora a lungo e mi piacerebbe continuare perché le contraddizioni tra le sue parole e i fatti concreti della sua giunta sono tante, troppo. Mi piacerebbe parlare anche del famoso registro dei tumori e del recentissimo accreditamento. Sarebbe bello analizzare con attenzione quei dati ed evidenziare le tante mancanze presenti in quel registro. Sarebbe interessante capire, ad esempio, come mai nel registro tumori non sono ricompresi i dati relativi ai tumori pediatrici. Ma questo è un discorso che andrà necessariamente ripreso con molta attenzione. Concludo, Presidente e colleghi tutti. Concludo con l'amaro in bocca perché il quadro che ogni volta siamo costretti a rappresentare e denunciare è un quadro desolante di questa regione e del suo sistema politico. E non è certo piacevole dover stare in piedi di fronte a voi e dire queste cose. La verità però va raccontata e la verità è questa, semplice e chiara. Lei, Presidente, non è esente da colpe, anzi, è politicamente responsabile di quanto accaduto in questa regione. Fatti oggi oggetto di approfondimento da parte della magistratura. Una magistratura... Ultimo foglio... Una magistratura che d'altra parte ha anche evidenziato l'ostruzionismo da parte delle pubbliche amministrazioni. Dicevo, lei Presidente è politicamente responsabile davanti ai cittadini lucani, prima ancora che davanti a questo Consiglio regionale. Una responsabilità per mancato controllo, per mancata adozione di politiche adeguate, per silenzi continui, per inattivismo. Ma anche una responsabilità più grande. La responsabilità di aver scelto una strada che è stata bocciata dal popolo lucano che con il voto referendario di domenica ha lanciato un messaggio chiaro, nonostante la partita referendaria sia stata giocata contro il Presidente del Consiglio, il Governatore tutto, un ex Presidente della Repubblica, i sindacati e la parte maggioritaria del Partito Democratico. I lucani si sono espressi in maniera chiarissima e hanno detto che vogliono un'inversione di rotta.
Non prendere atto del voto dei lucani e della sfiducia espressa rispetto alla sua politica dialogante sarebbe un grave errore. Presidente, è tempo di assumersi le responsabilità dirette ed indirette, morali e politiche, per tutto quanto accaduto in questa terra per colpa sua e della sua parte politica. Su una cosa sono d'accordo con lei. Chi tradisce le proprie origini tradisce il futuro che vuole e pensa di poter consegnare ai propri figli. Proprio per questa ragione io sono convinto di dover votare la sfiducia nei suoi confronti. Lei ha tradito le sue origini, lei ha tradito i suoi concittadini, lei ha tradito il popolo come presidente di questa regione, non facendo l'interesse del popolo lucano, ma piegandosi ad interessi di altri, ad interessi di partito, alle volontà di un Presidente del Consiglio dei Ministri che non conosce neppure la Basilicata e che disprezza fortemente questa terra. Renzi, lui sì che non è neppure degno di parlare di noi e della gente lucana. Grazie. Grazie collega Leggeri. Prego collega Rosa. Grazie Presidente.